nelle puntate precedenti. C'è della merda bella grossa che si sta muovendo. C'è qualcuno con cui devi parlare, ora. Non ci credo. Mi prendi per il culo. Sei l'unico di cui possiamo fidarci. Io che cosa potrei mai guadagnarci? Dos deve capire che le sue azioni hanno delle conseguenze. È davvero una scelta così difficile? Bella a tutti compagni, qui il vostro Chiezo che vi parla, bentornati con il 13° episodio di Let's Play di Battlefield Hardline. Ci erano lasciate qui che appunto abbiamo piano chiuso la porta e qua c'è pieno di nemici. Ferma. Ok, giù, arrestato, bella, zio Dio. Oh, sto qua mi ha visto. Può essere un problema? Molto. Cioè, guardate se riesco a fare questa cosa qua. Sono un mito. Mamma mia, troppo forte! Mamma mia, troppo forte! Sono riuscito a dileguarmi senza farmi sgamare fin troppo. Allora, andiamo di qua. Qua non c'è nessuno. No, aspetta. Sto giocando The Space! No, ragazzi, è una cosa stupenda. Sta giocando a Dead Space, è un easter egg stupendo questo. Questo lo porterò sul canale come easter egg, come quello che ho visto anche nell'episodio scorso. Guardatelo. Scusa. Non ti volevo di interrompere, mi spiace. Ma dite che posso giocarci io? No? Che figata, sta giocando a Dead Space. Ce n'è uno là che non so come fregare. Io provo così. Ok. Mamma mia, a precisione. Non muoverti. Cuccio. Bravo bambino. Abbiamo messo a nanna pure lui. Comunque rimane il fatto che a me mi mancano le prove che sono di là, però non posso andare a prendere. Quando arrivano le puttane? Ehi, amico, stai attento con i nomi. Si dice operatrici sessuali, grazie. Scusa. Quanti sono? Ehi, dovrei andare là in fondo? Ok, c'è un po' di gente. Non muoverti! Ehi, cosa? Allora, veloce. Veloce, arresta pure lui. Qua ce ne sono altri due. Fermo, non provare. Ok. Bravo bambino, allora te vai giù. Testa lì a cuccia. Sbaglio, stavano cucinando, fatemi vedere. Stanno cucinando la bistecca. Wow, figo. Fermo lì. Bravo bambino. Apri lo scanner. Un attimo, ma lo apro. Datemi il tempo. Ehi, metti le mani dove le posso mettere. Sto arrestando tutte. Vedete, qua mi dice c'è una prova, ma non c'è. Aspettate. Posso andare di qui? Ah, vuoi vedere che forse era qua sotto? Fermo! Mani in alto! Bravo, okay. Bambino. No, però adesso... Scusate, io voglio tornare indietro solamente per vedere quella prova lì di merda. Ok, non mi fa tornare indietro, non so perché. Comunque, andiamo avanti ormai. Oh, fuck. Allora, ce n'è uno lì. Due qua che non mi fa inquadrare. Ok. Fatto un altro. Ragazzi, sicuramente vi avrò abbassato il volume della... della... Ehi. Non si voleva alzare. Vi avrò abbassato il volume del video perché, come potete ben capire, questa musica avrà al 100%... copyright. Contenuto di gas lacrimogeno.
Allora, voi due. Fermi. Buoni, eh. Perché ho restato prima quello più a sinistra che ero vicino a quello a destra? Ok, arrivederci. Che in effetti, ragazzi, uno di voi della compagnia mi ha scritto nei commenti, nei precedenti video, ma come mai io arresto tutti e però non c'è mai nessuno che li porta via? Cioè, che fine fanno quelli che io arresto? In effetti hai ragione. Mi pare che era Giovanni? No, non era Giovanni. Che... Vabbè, chi me l'aveva chiesto, l'ha chiesto. E appunto, in effetti, la domanda mi viene logica pure a me. Perché io, tipo, già adesso avrò arrestato come minimo 30? 20, 30, sì. Che figa intanto le macchine che passano. Fatto bene. E appunto, ne ho arrestate tutte, ma... dove sono? Ah, smettite qua sotto di sparare. Fermo lì te. Maledetto. Ok, bravo bambino che ti sei fatto arrestare. Cambia bersaglio. Mamma mia, troppo forte. Allora, abbiamo una prova. Ah, qua. Scatola di munizioni SS 190. E a me? Vuoi dire che questa è un'altra prova? Mamma mia, un mostro sono delle prove. Giubbetto antiproiettile della SWAT, qua ci sono dei curriculum. Altre cagate, fatemi rifornire. Poi, prossimo scan. A 13 metri di qua. Ah, ecco qua. Sensatore per fucile. Abbiamo trovato tutte le prove, giusto? Ditemi se sbaglio. 4 su 4, mamma mia. Trappa a farti. Oh, oh, quanti sono lì? 1, 2, 3... Ah, c'è un po' di gente, però io quasi quasi... Fotte sega... Ok, fotte sega un cazzo perché devo... No, mi hanno sgamato! Mi hanno sgamato, niente. Si fa uno scontro a fuoco in puro stile Battlefield. O se no, niente, fotte sega, corri avanti e basta. Aia, aia. Dov'è? Entra, veloce. Entra, veloce. Ci muoio? Ci muoio? Cazzo di Buddha! Sono morto esattamente quando sono entrato nella porta. Sono un bravo poliziotto, trofeo guadagnato, dai. Ragazzi, guardate cosa ho appena sbloccato. Cosa? Tutto quanto mi fai rifare? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo, ma faccio strage io. Fotte sega. Ok, ragazzi, rieccoci, scusate. Piazza. Ma ancora qua che mi stanno inseguendo, sto qua. Alt. C'è una prova. Mi sa che è sotto. Ok, è sopra, sopra. Che bella stanza è sta qua. Con sotto l'acqua è stupenda. Allora, dov'è sta prova? Dov'è? Non vedo la prova io. Sono a un metro. Allora, c'è qualcosa che non va. Allora, ragazzi, c'è qualcosa che non quadra. Mi segna che l'obiettivo è qua, a 0 metri, però non me lo evidenzia. Vabbè, proviamo a mettere il telefono qua dentro e poi vediamo. Ovviamente... Tu non hai idea di chi io sia, perché se ce l'avessi, non saresti venuto qui a derubarmi. Forse sono uno che non si spaventa facilmente. Beh, hai la faccia da topo d'appartamento, ma non credo che tu sia un ladro normale.
Questo quartiere è pieno di case facili da svaligiare. Ma tu no, hai scelto la mia. Come mai me lo dici? Beh, sarà che mi piacciono le sfide. Beh, allora aumentiamo la difficoltà. Ho premuto un tasto e sappi che stanno arrivando una decina di pazzi strafatti con armi automatiche e il grilletto facile. Non hai paura? Direi di no. Non dal mio punto di vista. Oh, non finisci mai di sorprendermi. Un lavoro di coppia, eh? Diciamo così. Beh, complimenti. Davvero. Ma voi bastardi, fareste meglio a prendere tutti i soldi che potete e spenderli in fretta. Comprate oro. Comprate una cazzo di barca a vela, perché io non smetterò mai di darvi la caccia fino a quando... No, sta zitto! Ehi là, volevo dare un'occhiata. Spegni l'allarme! Ah, non servirà, ci sono dei nemici in arrivo verso di te. Oh, merda! Oh! No, 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 no! Mamma mia, le quad feed. Sì, è trapasso al muro, no? Mori. Non è morto, non è morto. Ma come fai a non morire? Ok, ricarica. Ci siamo risparmiati un bel po' di scartoffie. Hai beccato Stoddard. Non ci ho provato. Ho pensato ti servisse una mano. Grazie comunque. Dovremmo andarcene. Che ti hanno fatto Dose Stoddard? Diciamo che non ero il tipo che fregava il proprio partner. Ok. Per la cronaca, l'importante non è uccidere Dose. Non per me. Ok. Allora, qual è il tuo obiettivo? Lo voglio rovinare. Perché è questo che fa lui. Rovinare la gente. E Stoddard? Stoddard mi basta ammazzarlo. Sono sicuro che avrai un'altra possibilità. Dopo stasera Stoddard ci darà la caccia. Ok ragazzi, episodio 7 completato, holy merda. Ma come? Ma non potete fare un trofeo holy merda? Comunque ragazzi, nel prossimo episodio faremo l'episodio 8, appunto, Stato Sovrano. Spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso invito a lasciare un bel mi piace e un commento. Iscrivetevi al canale se non siete ancora e passare dalla pagina Facebook che trovate sotto in descrizione. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo episodio. Sempre by Bad Company Italy.